come siete entrati in queste vite e soprattutto come siete entrati in questa fase che nessuno aveva mai raccontato al cinema, insomma. Siamo entrati come si, personalmente come si entra sempre con la preparazione. Prima con una grande paura e poi con un grande entusiasmo e anche una grande fortuna che me l'abbiano offerto. Quindi sono entrato guardando tante fotografie, Fiorella mi ha fatto vedere tante fotografie e soprattutto ne ho viste due, cioè hanno fatto parte del mio bagaglio poi. La prima, quando lui era a Marsiglia, ancora non era famoso, era con la sua scorta, beh, sembrava veramente lui un marsigliese, cioè sbottonato, la cravatta, una scorta veramente che sembrava romanzo criminale più che. E poi un altro invece quando lui era nella sua casa a Roma, che era in posa e con il piumino, cioè il piumino del letto, si era messo il piumino del letto intorno alla testa e ha fatto una specie di smorfia. Quindi queste due vite, cioè il mio compito era mettere insieme queste due nature, una natura molto importante, anche violenta certe volte, anche fumina in un certo, e l'altra più leggera, più cazzarona, fra virgolette, più allegra. Fiorello, ne ha fatti tanti di eroi, insomma, sia in televisione che al cinema, ti mancava Paolo Borsellino. Sì, no, non l'ho fatto ovviamente per me, per riempire per l'album. No, capito. Cioè, siamo arrivati a Paolo Borsellino. Esatto, certo, ho capito, era una battuta per essere spiritoso come era Paolo Borsellino. No, guarda, questa foto alle nostre spalle dice anche, c'è anche molto della nostra, del nostro modo, del metodo che abbiamo usato per lavorare. No, Massimo? Sì. Abbiamo lavorato molto anche su questo, su quello che vedete, cioè lui che mi guarda e sorride, io che sorrido, perché mentre ci stanno scattando questa foto, questo non è un fotogramma del film, è una foto, ci dissero andiamo un attimo sul molo a fare delle foto che potranno servire poi per l'uscita del film. Loro scattavano foto, ma noi cazzeggiavamo tra noi, ci dicevamo le cose che avremmo fatto la sera, tu dove ceni, tu dove mangi, e mi ricordava molto lo stesso identico rapporto che avevano loro due, mentre... producevano la più grande informativa del più grande processo di tutti i tempi, quell'ordinanza lì, loro trovavano il tempo per fare la battuta, per far finta di non capire la sua battuta e quindi farlo innervosire, rispondere con una battuta e via, battute su battute, ironia su ironia. E come per Massimo anch'io ho lavorato sulle fotografie e di Borsellino aveva lo stesso aspetto identico di Falcone, due facce della stessa medaglia, un uomo molto elegante, molto colto e ironico allo stesso tempo, appassionato di Pirandello, Schopenhauer / Shakespeare, ma allo stesso tempo amava la pesca e si faceva le foto con la ricciola attaccata all'amo. Ecco, questi erano Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Poi c'è la frase finale del barista che chiede a Falcone: no, ma lei è Paolo Borsellino? E come risponde? Non del tutto, come dice? Non completamente. È la frase, la battuta che mi ha, quasi che mi ha fatto, io a quella battuta mi sono commosso, è una battuta inventata da Fiorella, sì. Ed è lì che io dissi a Fiorella e agli sceneggiatori: avrebbe potuto scriverla Giovanni Falcone veramente, perché sono certo che quella è una battuta che lui ha pensato e l'altro pure, l'uno dell'altro avranno pensato, perché erano non potevano vivere l'uno senza l'altro, insomma, infatti la morte dell'uno ha ucciso immediatamente anche l'altro e lui lo sapeva. E nonostante tutto Borsellino è andato avanti a cercare non solo la verità sul sistema della mafia, a quel punto voleva trovare anche la verità dei colpevoli dell'omicidio del suo più grande amico fraterno. A Fiorello voglio chiedere se l'essere siciliano ha influito in qualche modo, l'ha aiutato a entrare nella parte oppure no, oppure a sentirlo un po' di più. Invece a Popolizio voglio chiedere se per caso ha visto i suoi predecessori che hanno già interpretato Falcone al cinema, se ha preso spunto oppure... No, sì, li ho visti, sono stati bravissimi e chiaramente mi davano il senso di quello che io non dovevo fare. Perché già lo facevano bene loro, quindi come dire, poi ripeto, io non sono siciliano e ho lavorato Genova. Eh? Genova.
Sono più romano perché sono da Genova per sbaglio. Sono nato a Genova per sbaglio. Siamo contenti che è romano. Esatto. Però sono romano, ma ho dovuto lavorare sulla sicilianitudine del personaggio, cioè sulla sua plomb, sulla sua pesantezza, e, come ho detto altre volte, sul fatto che lui dice una cosa e ne vuole far attendere un'altra, e, dicendo questa cosa poi ne dice un'altra dicendo quella, che è il modo molto forte dei siciliani di parlare. Però io non ho fatto un Falcone tout court, era Falcone lì che è un'altra cosa, cioè è Falcone, e il film va visto sempre, come dico sempre, con il prologo, c'è un prologo che non è scritto ma che tutti conosciamo, che è la loro morte. Letto questo prologo e ricordato questo prologo, il film ha un significato. Viene solo 7 anni dopo la storia raccontata, apposta chiedevo a te della sicilianità. Sì, no, ovviamente mi ha aiutato dal punto di vista, non so, del linguaggio, del modo di parlare, nell'accento, nella cadenza ero molto più agevolato, ma da un punto di vista dell'umanità in generale, nella linea generale del personaggio, non mi sono appoggiato troppo sul fatto che io ero siciliano, mi sarei rilassato troppo e avrei potuto sbagliare, quindi ero sempre teso come se non fossi siciliano e volevo dare al personaggio tutta l'attenzione possibile per mantenerlo, insomma, in equilibrio. Poi l'ultima cosa che volevo aggiungere è che non abbiamo fatto un lavoro camaleontico, cioè non ci siamo truccati siamo partiti dall'interno per poi avere un esterno, cioè non siamo partiti appunto da avere la faccia, l'occhio, la base, cioè dovevamo essere simili ma non uguali, non abbiamo fatto il lavoro inglese, insomma quelle cose, no, abbiamo fatto un lavoro di tributo, esatto. Questo è un tributo e una dedica a questi due grandi uomini. Grazie a voi, grazie. Grazie.